Io ovviamente mi ricandido con il sostegno della gente e mi ricandido senza i traditori, cioè senza quella parte ovviamente che ha fatto cadere il sindaco di Padova, un sindaco comunque con un consenso molto alto. Io definisco una congiura di palazzo per alcune parti e anche una spinta politica dovuta forse anche alla manifestazione di oggi, la visibilità di una manifestazione molto importante come questa a Firenze, forse un segnale che si voleva dare. No, ho appena parlato con Matteo Salvini, è logico che Padova non è un comune di qualche migliaio di abitanti, è uno dei comuni più importanti d'Italia, sicuramente più importante del Veneto, e questa è stata una scelta prettamente politica, perché si capisce che le opposizioni fanno il loro lavoro, cioè nel senso hanno portato i 5 Stelle e il PD a firmare dal notaio le dimissioni, ma due consiglieri di Forza Italia proprio non ci stanno in questo raggruppamento. È chiaro a tutti che ci sono due Forza Italia, e così era anche a Padova e così anche da altre parti. Quindi il tema è andare d'accordo con la Forza Italia che vuole stare all'opposizione di Renzi. Invece i traditori che vogliono invece supportare questo governo e magari sì al referendum vanno mandati a casa. Salvini, la Lega perché fa? No, Padova la restituiamo ai padovani, alla faccia di qualche cadregaro. Ciao ragazzi.